Ciao, io sono Magda Guidi, sono un'autrice di film animati. Sono Mara Cerri e sono illustratrice di libri per ragazzi e da qualche anno collaboro con Magda per realizzare dei film in animazione. Io studiavo alla scuola di Urbino, la scuola del libro, fin dal primo superiore. E ho conosciuto Mara durante il quarto superiore perché lei proveniva invece dal liceo scientifico di Pesaro. Fin da subito abbiamo capito che avevamo molte cose in comune. Durante il quarto e il quinto superiore abbiamo stretto questa amicizia che poi si è rafforzata anche in seguito durante il biennio di perfezionamento, perché poi ci legava anche molto i progetti che stavamo portando avanti anche col disegno, attingevamo più o meno da uno stesso immaginario comune. Condividere uno spazio immaginario e delle utopie cui tendevamo entrambe e che avere l'altra vicina faceva a momenti sembrare molto più vicine e reali. Sono serviti i momenti goliardici, le pause al bianco e nero di Urbino, è servito un pomeriggio incredibile passato alla stazione delle Corriere di Pesaro bevendo Moretti e immaginando di essere nel Bronx. Interminabili discussioni immaginarie su probabili futuri e il desiderio di mantenere fede a quelle immagini intraviste. Entrambe siamo d'accordo nel pensare che l'adolescenza sia un periodo in cui un essere umano, non essendo risolto, ha le porte della percezione molto aperte e quindi magari si avvicina di più a quello che noi spesso chiamiamo il mistero o comunque quel qualcosa di inafferrabile che ha a che fare poi col senso della vita. Quando io e Magda parliamo degli anni, dei due anni che abbiamo condiviso molto da vicino alla lavorazione di Via Curiel, non sono stati solo anni di una falsa adolescenza, così del miraggio di recuperare un'età perduta o un modo semplice di stare insieme che appartiene forse più ai giovani. Io e Magda ci siamo confrontate con la parte più reale e più pesante di un rapporto tra due persone, mai tradendo quello che ci eravamo dette un tempo e consideravamo autentico, cioè cercando di rimanere foderate d'infanzia. Sì, ma non sono compromesse, proprio come diceva Mara, il confrontarsi con la vita reale. Non è un segreto per nessuno che per vivere servono i soldi. E per cui sarebbe forse anche presuntuoso pensare di poter vivere solo dei lavori, dei propri progetti. Qualcuno ce la fa e buon per lui. Penso che tutti alla fine siano passati proprio per il lavoro. È un'illusione magari pensare di poter vivere solo così in maniera aleatoria facendo l'artista bohemien, non credo proprio. Bisogna arrivarci e bisogna, come diceva Mara, mantenere quell'equilibrio tra assolutamente un piede nel mondo reale e la testa tra le nuvole, come citando Catani. Facciamo parte di un bellissimo progetto che parte da Stefano Savona, che è un regista di documentari, e da Simone Massi, che ha messo insieme una piccola equipe di animatori. Tra un paio di mesi partiremo per una residenza in Francia, perché comunque il progetto è una coproduzione italo-francese, e andremo insieme così per la prima volta a lavorare anche all'estero. Il gruppo che partirà per la Francia è formato da
da ex studenti della Scuola del Libro di Urbino. E questo è un elemento, un valore aggiunto, perché è come portarsi dietro delle radici. Ciao.